Buonasera. Ultimo appuntamento con Dimensioni, il nostro viaggio nel paranormale. Ultima trasmissione di un ciclo che con ogni probabilità riprenderemo in settembre. Il tema di questa sera, peraltro annunciato da diverso tempo, è un tema molto impegnativo. Cristo e Sai Baba. Chi sia Sai Baba? Ce lo siamo chiesto nelle settimane scorse e siamo arrivati al grande maestro indiano partendo da quell'articolo di Anita Pensotti in cui si scriveva che un avatar possiede tutti i poteri paranormali, dalla veggenza all'ubiquità, non esclusa quindi la materializzazione che ci ha particolarmente interessato nel personaggio Sai Baba. I devoti qui presenti, ma anche gli altri che ho frequentato in questo periodo, credo mi diano atto della serietà, dell'attenzione, del rispetto con cui ho affrontato questo personaggio così complesso. Ho chiesto loro anzitutto le testimonianze parapsicologiche e paranormali. Ho chiesto che raccontassero e dimostrassero le materializzazioni, la vibhuti, il lingam e poi l'amrita. E poi ho chiesto che parlassero direttamente o indirettamente delle esperienze miracolistiche più prodigiose, le guarigioni. Però ho dato loro modo di esprimere anche quello che loro giustamente ritengono un grande messaggio spirituale. Ho dato loro modo di riferire le affermazioni di Baba in cui essi credono: io sono Dio, sono la reincarnazione di Cristo, di Maometto e di Buddha, sono Dio, ma anche voi lo siete, con la differenza che non ne siete consapevoli. Avevamo in particolare ascoltato la testimonianza del dottor Rosati, il quale aveva detto di essere partito per l'India da scettico, armato dalla propria scienza, quindi di essere partito per verificare, eventualmente per omologare o per smascherare. Il dottor Rosati ha detto di aver deposto quest'arma di fronte ai piedi di Sai Baba e ha detto anche di aver visto qualcuno che si proponeva all'umanità negli stessi termini nei quali 2000 anni fa Cristo in Palestina si proponeva anche lui agli uomini. Ebbene, l'accostamento questa sera è duplice. Da una parte Sai Baba in quanto divino, in quanto reincarnazione di Cristo. Dall'altra una interpretazione di Cristo stesso e dei suoi miracoli in chiave paranormale. Non a caso il dottor Rosati è autore di questo libro, L'Uomo dei Miracoli, edito dalla casa editrice Nuovi Autori di Milano, del quale libro questa sera parleremo. Io nelle mie trasmissioni ho cercato, non soltanto nel ciclo di Dimensioni, ma anche nel ciclo di Salottando, nel ciclo di Dentro la Notizia, di tallonare l'attualità. Questa volta forse per un eccesso di fortuna credo di averla preceduta. Una settimana, un mese fa annunciammo questa trasmissione e appena una settimana fa sul Corriere della Sera, ma penso che questa notizia ANSA sia stata riportata anche da altri giornali, appare un articolo dal titolo Gesù andò nel Kashmir? Punto interrogativo. Lo dice uno studioso indiano. In breve, Gesù sarebbe stato in Kashmir, nell'estremo nord dell'India, quando aveva 14 anni, la prima volta, e successivamente dopo la crocifissione, la quale in realtà gli provocò soltanto uno stato di morte apparente. Questo è sostenuto da studiosi di storia ed archeologi indiani. Questo Asanain, a cui è attribuita la scoperta, riferisce che il re del Kashmir, durante un suo viaggio nelle regioni subimalayane, vicino al villaggio di Ulien, incontrò un sant'uomo chiaro di carnagione che indossava abiti bianchi. Viene a 18 chilometri da Srinagar, l'attuale capitale dello stato indiano del Kashmir. Lo straniero disse al re: io sono chiamato il figlio di Dio e sono nato da una vergine. Ho sofferto per mano di malvagi, predico agli uomini di servire Dio. Si sostiene inoltre che Gesù morì definitivamente in Kashmir a tarda età e che la sua tomba si trova nella città di Kanyar e che nel 1987 un gruppo di studiosi giunse dalla Germania federale, visitò quella zona senza peraltro poter visitare la tomba in quanto impediti dalla gente del posto.
L'autore fa notare che i Vangeli non parlano della vita di Gesù, questo è molto importante, fra i 14 e i 29 anni di età. E quindi si sostiene che Gesù verso i 13 anni segretamente si allontanò dai genitori e con alcuni mercanti di Gerusalemme raggiunse l'India. Mi sembra uno spunto molto interessante e direi di partire proprio da questa, dal commento a questa notizia. Questa sera però il tema così impegnativo comportava per me, da un punto di vista giornalistico, necessariamente la presenza dei cattolici. Cattolici i quali forse in questo momento sono sconcertati non solo e non tanto da questa notizia, quanto da quella che questa mattina leggiamo nel supplemento al Corriere della Sera, per cui il volto di Gesù, la sacra sindone, è un falso, muore un altro mito. Naturalmente sono articoli che riferisco, ma con tutte le riserve del caso. Ebbene, ci siamo rivolti a personalità del mondo cattolico, purtroppo tanto padre Mammarella quanto il professor Bruno Sammaciccia quanto padre Carlo Colonna non hanno potuto, per motivi di lavoro o per precedenti impegni, intervenire in questa trasmissione. Siamo però riusciti a filmare dichiarazioni a proposito di questo e di altri argomenti da parte degli ultimi due, cioè del professor Sammaciccia e di padre Carlo Colonna, gesuita. Per cui nel corso di questa trasmissione, oltre alle vostre testimonianze, avremo anche le testimonianze filmate da parte di questi due studiosi. Ovviamente vi presento gli ospiti, partendo dalla mia destra, il dottor Giancarlo Rosati, che il pubblico già conosce per una precedente trasmissione, l'amico Giordano Bruno Ciccarelli, che nel corso di queste precedenti settimane ci ha assistito e ha raccolto anche per noi numerose, credo, telefonate, ne parleremo fra un attimo, e infine Francesco Polenghi, l'industriale lombardo, che ha raccontato la sua storia, il suo incontro con Sai Baba, sempre nel corso di precedenti puntate. Io inizierei direttamente da Giancarlo Rosati e gli chiedo subito di schematizzare, se possibile, il suo libro. Sì, è una ricerca condotta sulla traccia di altri ricercatori e mi ha condotto a costruire un quadro storico di Gesù diverso da quello sostenuto dai Vangeli ufficiali, dai Vangeli sinottici. Secondo alcuni documenti, e vi dirò poi quali sono questi documenti e sono accessibili a tutti i ricercatori, secondo questi documenti il concepimento di Gesù non è un evento straordinario, Gesù non è figlio di un falegname, è soltanto figlio di un Eresh, ma in aramaico Eresh vuol dire sì artigiano, ma vuole dire anche iniziato, filosofo, ricercatore. Il padre di Gesù era capo di una comunità zelota situata a Gamala, chiamata anche la città dei Nazareni. Ecco per il motivo per cui Gesù viene chiamato Nazareno, non perché sia nato Nazareth, che non esisteva ancora 2000 anni fa, in quanto fondata nell'800 d.C., ma proprio perché la città di Gamala ospitava i Nazareni. I Nazareni appartenevano ad una congregazione antica, pare sia stata fondata addirittura da Mosè, i quali facevano voto di castità per un paio d'anni e cercavano di vivere seguendo un sentiero che conduce alla divinità. Gesù all'età di 14 anni, ma non si sa esattamente quando sia nato, per cui diciamo nel 14 parte e raggiunge il Nepal, il Kashmir, il Tibet, apprende le lingue locali, studia i testi sacri locali, affonda quindi il bisturi nella filosofia vedica, la più antica conosciuta, e rientra quindi in Palestina nell'anno 29. Conosciamo gli eventi che si sono verificati dal 30 al 33, Gesù viene poi messo in croce, ma salvato dagli amici potenti di Gerusalemme, Nicodemo e Giuseppe di Arimatea. Costretto all'esilio, ritroviamo Gesù, ed esistono dei documenti ancora oggi, a Damasco dall'anno 33 al 36, dal 36 al 44 lo ritroviamo nell'Afghanistan, Pakistan e finalmente nel 45 in Kashmir. Si porta quindi
in Malesia, ritorna nel Kashmir dove vive fino a tarda età. Qui nel Kashmir si proclama profeta. Già lei ha citato l'imperatore, il Raja Gopadatta, che ha regnato dal 45 al 105, il quale incontra Gesù che dichiara di essere il Messia bianco comparso in Palestina e costretto a fuggire perché avevano tentato di metterlo a morte mediante crocifissione. Ora, quali sono i documenti che ci fanno sostenere? Dottore, le chiedo scusa, siccome successivamente agli interventi dei nostri teologi cattolici ci chiederemo se c'è una documentazione a questo proposito, cosa di cui loro dubitano, per ora le chiedo soltanto se questa notizia dell'ANSA di cui ho parlato aggiunge, comunque è in accordo con le sue ricerche, ma se aggiunge qualcosa alle sue ricerche o no? No, non aggiunge niente, soltanto un'ulteriore conferma di uno studioso che effettivamente questi documenti esistono, questo sepolcro esiste ed è alla portata di tutti coloro che vogliono visitarlo. La ringrazio. So che anche Ciccarelli può citare fonti, da studioso di storia delle religioni, che avvalorano questa ipotesi. Però a te, Bruno, chiedo in questa prima tornata, lo farai successivamente il commento alla notizia, ti chiedo di relazionarmi o di relazionare anche agli spettatori quello che è avvenuto a proposito di queste trasmissioni dal momento che sei stato da noi quasi delegato a ricevere le telefonate. Sì, in queste 4 settimane è stato un continuo ricevere da parte mia di telefonate che sono state decine, decine, decine. Persone che sono venute a trovarmi, altre persone che hanno richiesto di essere contattate da me perché erano impossibilitate a venire, sia personalmente sia perché erano dei gruppi molto numerosi. E in tutte queste persone la caratteristica principale è stato il desiderio di spiritualità, il desiderio di conoscenza, il desiderio di speranza che questa trasmissione ha suscitato. E in tutti, soprattutto, la volontà, direi, di sapere come fare per andare in India per avere direttamente la visione del divino. Perché la visione del divino è sempre una qualche cosa che loro stessi hanno capito, non perché lo abbiamo detto noi, ma che hanno sentito, certo, come una qualche cosa di importante. Ti chiedo scusa, dal punto di vista più terreno del nostro ascolto di Video Cesar, dove siamo arrivati? Territorialmente. Territorialmente? Ah, tutto l'Abruzzo, le Marche e anche parte del Molise. Ti ringrazio. Polenghi, Francesco Polenghi, so che sei di nuovo in partenza, diciamolo prima di riprendere il nostro discorso, sei in partenza per l'India. Sì, sì, mi recherò con un gruppo il 27 luglio, mercoledì prossimo. Per tornare poi? Stiamo solo un mese, poi ecco, vogliamo dire qual è questo nuovo viaggio? Qual è il fine di questo nuovo viaggio? Questo nuovo viaggio non ha un fine specifico, ma quando torneremo amplieremo il discorso sui valori umani, l'educazione sui valori umani. Ecco. E cioè con quali istituzioni? Noi abbiamo dei gruppi che contatteranno gli insegnanti e spiegheranno loro, esporranno loro come fare i valori umani, come fare emergere dai bambini questi valori umani. Grazie. Chiedo adesso alla regia di mandare in onda la testimonianza filmata di padre Carlo Colonna e del professor Bruno Sammaciccia. Professor Bruno Sammaciccia, insigne studioso, scrittore, psicologo, dai molti interessi che vanno dalla storia della Chiesa, all'etnografia, agli stessi fenomeni paranormali. Ho avvicinato il professor Sammaciccia partendo appunto da una notizia di cronaca. Il Corriere della Sera la settimana scorsa ha titolato un articolo «Gesù andò nel Kashmir?», punto interrogativo. Lo afferma uno studioso indiano. In realtà dai 14 ai 29 anni di età la storia di Cristo non è raccontata dagli evangelisti. Sentiamo appunto dal professor Bruno Sammaciccia la spiegazione di questo buco. Dunque, noi dobbiamo tener conto innanzitutto degli scritti che ci sono presentati nel primo e nel secondo testamento, ebraico e ebraico cristiano. Dobbiamo tener conto anche di tutte le ricerche storico-cristiane fatte in Palestina, nel Mar Morto,
e di tutte le indicazioni avute attraverso ricerche archeologiche presso gli Egizi, presso i popoli che precedettero anche la venuta di Cristo, naturalmente. Abbiamo visto che nelle piramidi, perfino le piramidi dell'America centrale, che hanno una data storica, sembra che ci sia segnato il destino del mondo, sono dei geroglifici, dei segni, dei simboli. Abbiamo osservato i famosi rotoli mediterranei, le pergamene mediterranee, i codici tradotti, ritrovati spesso in ambienti aperti dopo ricerche archeologiche, ma non c'è traccia di notizie che ci diano la ben pallida idea della presenza di Cristo in India. Assolutamente no. L'unico personaggio cristiano che sicuramente è stato in India è San Tommaso Apostolo. E abbiamo le prove. Sul quale, professore, le chiedo scusa, lei ha scritto un libro, San Tommaso Apostolo. Ne ho scritti due, questo è il primo. Questo è sì. Il primo. Ortona, sua ultima dimora. Sì, e abbiamo infatti nella zona dove visse San Tommaso Apostolo, abbiamo delle forme religiose miste, induistico-cristiane, proprio ha lasciato la traccia. Per quanto riguarda il famoso buco storico, molti esegeti, ricercatori storici, eccetera, affermano che in quel periodo il Cristo si ritirò il luogo segreto della Palestina per meditare, per pensare, per perfezionare la sua entità psicospirituale. Che cosa ne pensa lei, padre? Beh, questa notizia secondo me non ha nessuna serietà scientifica, storica, fa parte della parola di Dio su Cristo. Non ha nessuna serietà scientifica né storica, perché i dati storici che ci sono stati trasmessi su Cristo sono contenuti nei Vangeli scritti dai suoi autentici discepoli che lo hanno conosciuto direttamente e che ci avrebbero premurato di farci sapere queste cose, mentre assolutamente non sono presenti questi dati. Lessi tempo fa un libro di un yogi, Yogananda, L'eterna ricerca, mi pare, dell'uomo. In questo libro Yogananda sostiene addirittura che Cristo non è altro che una delle tante anime che attraverso ripetute reincarnazioni hanno raggiunto la liberazione, così come Krishna prima di Cristo e così via, questi, che poi, avendo raggiunto la reincarnazione, ritornano nell'umanità per aiutare gli uomini a liberarsi e a osservare l'eterna legge della giustizia che secondo gli indiani. Per cui, addirittura dice Yogananda, proprio ho letto le sue testuali parole, Cristo sarebbe la reincarnazione di Eliseo, del profeta Eliseo, e Giovanni Battista sarebbe stato il suo maestro al tempo di Eliseo, cioè Elia. Ecco, quindi è una interpretazione induista del Cristo. Ora, con questo benedetto viaggio di Cristo in Kashmir si vuole attribuire tutti i poteri paranormali di Cristo a un'iniziazione, diciamo così, da parte dei grandi maestri indiani, per cui Cristo non sarebbe altro che un yogi, un guru indiano, così come, se vogliamo interpretare Cristo secondo i libri di alcuni magi, io ho letto alcuni libri di maghi, che addirittura interpretano Cristo come un grande mago, questo è un grande guru per gli induisti, per i maghi un grande mago, ecco, e nessuno riesce a capire chi è veramente Cristo, ecco. Quindi sono completamente fuori dalla ortodossia biblica rivelata da Dio su che cosa dobbiamo pensare di Cristo. Professore, torno per un attimo alla notizia del Corriere della Sera di cui parlavo prima. A proposito della crocifissione, si sostiene che Cristo in realtà non sia morto crocifisso e che sia stata soltanto una morte apparente e che anche dopo sia tornato in India, dove sarebbe morto in tarda età. Cristo resuscitò da Dio, non da uomo, e non aveva bisogno di questa pantomima, di questa teatralità, perché non era necessaria, avrebbe potuto trovare altre strade per far accogliere i suoi principi, le sue discipline, i suoi grandi insegnamenti che sono universali, frammenti degli insegnamenti cristiani sono in tutte le religioni, no?
c'è questo abbraccio, ecco, qui si può dire che c'è una certa sinfonia. Ma quando Cristo incontrò gli apostoli dopo la resurrezione, rimase con loro un certo periodo di tempo, poi disse che sarebbe salito dal Padre suo alla destra del Padre suo in attesa del giudizio universale, e mi rivedrete al giudizio universale. Perciò le altre sono illazioni, sono notizie false, perlomeno non documentate, perché se a me qualcuno riuscisse a documentarmi delle notizie in modo ineccepibile, inequivocabile, con certezza storica, addirittura con prove anche di carattere geologico, archeologico, culturale, sociale, di qualsiasi tipo, va bene? Io accetterei questa verità, perché no? Per me non cambia niente, il Cristo è sempre il Cristo, comunque sia, i suoi principi sono sempre i suoi, però non è vero assolutamente, perché i veri esegeti, i veri cultori, i veri studiosi della cultura storica cristiana non hanno mai reperito cose che lei mi dice. Torniamo in studio e inevitabilmente vi chiedo che cosa ne pensate, soprattutto questa accusa che manchi una seria documentazione. Rosati. Ma innanzitutto il fatto che il quadro storico che è emerso da questi nuovi documenti sia diverso da quello sostenuto dai Vangeli sinottici non cambia il messaggio e la divinità del Cristo. Il sacerdote però che abbiamo appena ascoltato si affida soltanto ai Vangeli sinottici, ma ignora, e questo è molto grave per un cristiano e ancora più grave per un sacerdote, ignora l'esistenza di altri Vangeli che sono innanzitutto i Vangeli gnostici ritrovati nell'Alto Egitto presso il villaggio di Nag Hammadi, il Vangelo segreto di Marco conservato nel monastero di Marsaba nei pressi di Gerusalemme, e un altro Vangelo di Marco conservato nel monastero del Monte Athos. Bene, in questi Vangeli si raccontano degli episodi, si racconta una storia un tantino diversa da quella che ci siamo sentiti raccontare fin da bambini. Teniamo presente un fatto molto importante, che questi Vangeli, soprattutto i gnostici, sono scritti su papiro e quindi facilmente databili. Erano scritti in copto antico e tradotti qualche anno fa dall'UNESCO. Sono a disposizione del ricercatore e sono reperibili al Museo Copto del Cairo. Ma esistono altri documenti ancora più importanti conservati nel monastero di Emis, nel Ladakh. In questo monastero ci sono 84.000 papiri che raccontano la storia dei 20 Buddha, l'ultimo dei quali era bianco, proveniva dalla Palestina dove si era dichiarato Messia ed era fuggito perché avevano cercato di metterlo a morte mediante crocifissione. Una cosa molto importante è che nel 1922 un piccolo stato europeo aveva invitato il monastero di Emis a impedire l'accesso agli occidentali perché non visionassero questi documenti. E in effetti il monastero è rimasto chiuso fino agli anni 70, quando è stato riaperto ai turisti, ed è stato proprio un mio vecchio compagno di scuola, che è rimasto 7 anni nel Tibet e poi nel Kashmir dopo l'invasione cinese, ad entrare tra i primi in questo monastero, a fotografare e a tradurre questi papiri, in cui si raccontano le cose che... Qual è il nome di questo compagno di scuola? Prego. Maglietti. Benissimo. Quindi la documentazione esiste? Esiste e, ripeto, oggi è accessibile a tutti i ricercatori senza problemi. Grazie. Ciccarelli, che cosa commenti? Ma nel mio viaggio in India, dopo aver visto Sai Baba, ho avuto anche il piacere di conoscere un sacerdote cattolico che, a mio giudizio, ha già raggiunto uno stadio, io lo chiamo già, è un illuminato, per l'opera che ha fatto, per quello che ha scritto decine e decine di libri, è vero, non solo sulla religione indiana ma sul cattolicesimo. Dico sacerdote perché questo è un indiano che ha studiato a Roma, è stato all'Angelicum di Roma, è stato consacrato cattolico, sacerdote, è entrato nell'ordine dei frati domenicani, voi sapete i frati domenicani, l'Ordo Veritatis, cioè l'ordine della verità, eccetera, va bene? È stato ricevuto da Papa Giovanni XXIII, il quale gli ha offerto la mitria vescovile, che lui ha rifiutato perché ha detto: in questo modo non potrei continuare a svolgere la mia missione. Lui ha fondato delle fondazioni a Bombay, eccetera. Uomo di grandissima cultura. Ebbene, in uno di questi libri lui
La religione delle religioni è intitolato, lui attesta. E quello che fu Gesù allora è Sai Baba oggi. E in più lui attesta, basta andare nel Kashmir, nella regione di Srinagar, fino alla vicina Puri, eccetera, a trovare le testimonianze della venuta di Cristo, del passaggio di Cristo in India, che ha coperto proprio quel periodo, quegli anni che prima diceva il dottor Rosati. Prego, voleva dire qualcosa? Aggiungere qualcosa. Sì. Il motivo per cui Gesù è andato nel Kashmir è molto semplice e comprensibile. Se noi pensiamo che le perdute tribù di Israele, sì, sono appunto nell'Afghanistan, nel Pakistan e nel Kashmir. Oggi sono state convertite all'islamismo, ma al tempo di Gesù erano ebrei di religione ebraica. Per cui la missione di Gesù era quella di predicare il suo messaggio a tutte le tribù di Israele, per cui se fosse morto sulla croce nell'anno 33 avrebbe fallito la sua missione. Quindi a questo punto, termino, il cattolico deve fare una scelta: o Gesù è morto sulla croce ed ha fallito la missione, oppure ha compiuto la sua missione per la quale è nato, raggiungendo e contattando tutte le tribù perdute di Israele. Benissimo, prima di passare la parola a Polenghi, io ho cercato di leggere a questo proposito e certamente non contrappongo l'esistenza di una documentazione più o meno seria, ma un argomento molto semplice che mi ha lasciato perplesso. Lo leggo in La ricerca parapsicologica, documenti e prospettive. Qualora Gesù fosse stato iniziato alle pratiche indiane, sarebbe stato impossibile per lui non tradire tale sua formazione con parole, pratiche, esercizi yoga che egli necessariamente avrebbe dovuto trasmettere ai suoi discepoli per favorire il loro sviluppo spirituale. Invece nulla di tutto ciò. Ecco, perché non se ne parla nei Vangeli? Gesù è un messaggio d'amore, le pratiche yoga, tutto questo. Quindi questa sua esperienza indiana non comporta anche questo? Sì, Gesù è un messaggio d'amore, il messaggio indiano, il messaggio vedantico è un messaggio d'amore. Questa domanda veramente l'avrei dovuta rivolgere a Rosati, perché sì, suppongo, certo, che la paranormalità abbia attinenza con questo viaggio. Certo, Gesù propone i suoi miracoli per dimostrare che i suoi poteri provengono da Dio. Quindi qualunque maestro illuminato che proponga dei miracoli sicuramente ha dei poteri che provengono da Dio, sia questo Gesù, sia Sai Baba, sia un altro mistico. Una cosa molto importante è questo, che se noi analizziamo attentamente i Vangeli e facciamo uno studio antropologico culturale, notiamo alcune cose molto importanti: che Gesù predica secondo lo stile orientale, per parabole, che ci sono degli eventi che non, ci stanno come si dice, come i cavoli sui maccheroni, nel contesto di un mondo ebraico che non può accettare certe iniziative, certi messaggi. Adesso sarebbe lungo. Certo, no, indubbiamente ho letto per esempio Gesù di Nazareth di Ida Magli, in cui appunto si sostiene antropologicamente che è stato il rivoluzionario di una cultura al punto da sospettare che sia cresciuto in un'altra cultura. No, non c'è dubbio. Il commento di Polenghi a questo fatto. Gesù rompe con un passato, una tradizione, i dogmi del passato, e porta un messaggio innovativo d'amore nel mondo. Però direi che prima abbiamo detto un'inesattezza, cioè abbiamo detto che Sai Baba è un'incarnazione del divino, e questo divino si incarna sotto varie forme quando ce n'è bisogno del mondo. Si incarna come Rama, come Krishna, come Buddha, come Maometto, come Gesù e come Sai Baba. D'altra parte Gesù stesso dice: io e il Padre mio siamo uno. Il divino è uno, è indiscutibile. Che poi prenda mille forme e sia dentro noi stessi, questo è un altro fatto. Però non si può dire che Sai Baba sia una canzone di Gesù, perché detto così potrebbe creare un'idea sbagliata. Francesco Polenghi ha quasi volontariamente o involontariamente introdotto il tema del secondo passaggio. In sostanza io mi chiedo, si può essere nello stesso tempo, qui parliamo della divinità di Baba, si può essere nello stesso tempo devoti di Sai Baba e devoti di Cristo, cioè cattolici e, consentitemelo, Sai Babisti? È una domanda che è suggerita perlomeno in me da due perplessità: la reincarnazione
che è presente nel messaggio induista, nel messaggio di Sai Baba, per cui si cambia, ci si reincarna per perfezionarsi, mentre secondo noi cattolici, secondo i cattolici, evidentemente il riscatto è avvenuto attraverso il sacrificio di Cristo. E l'altra perplessità è appunto quella del monoteismo, ma di questo forse su questa perplessità è formulata ancora meglio, mi sembra, dal filmato che seguirà, nel quale i due teologi da me intervistati sostengono appunto questa incompatibilità assoluta. Prego la regia di mandare in onda la seconda parte. Parliamo di un personaggio che ha monopolizzato in un certo senso l'attenzione di tutto il mondo in questo periodo, ed è il personaggio Sai Baba, che indubbiamente appartiene ad un contesto indiano e quindi anche induista. Sai Baba afferma di essere la ennesima reincarnazione rispetto alle precedenti divinità di Cristo, di Maometto e di Buddha. E poi dice anche: io sono Dio, ma lo siete anche voi, soltanto voi non ve ne rendete conto. Sono due affermazioni che non si conciliano assolutamente col pensiero cattolico cristiano. Sì, sono assolutamente inconciliabili con la rivelazione di Dio, e sono spiegabili all'interno del pensiero filosofico, religioso, della religione induista. Tenete presente che la religione induista è fondamentalmente politeista. Basta leggere i libri dei Veda, che sono i libri loro... Anche panteista. Sì, ecco, il panteismo si rifà a una concezione un po' più pura, mentre il politeismo, diciamo così, personalizza le forze della natura, il sole, la luce, il fuoco, e ne fa tante divinità. C'è una corrente nello sviluppo dell'induismo che arriva alla concezione di un'anima cosmica universale, il Brahman lo chiamano, ecco, per cui sembra che affermi un certo monoteismo. Ora, questo monoteismo induista non va assolutamente confuso col monoteismo cristiano ed ebraico, perché è un monoteismo fondamentalmente immanentista, cioè panteista, cioè tutto l'universo è un'emanazione del Brahma che tende a riassorbire in sé tutto l'universo, per cui la distinzione dal Brahma da questa forza cosmica universale è puramente apparente. La liberazione, la deificazione, ecco l'affermazione di Baba alla fine, che anche noi siamo Brahma, io sono Brahma, perché io sono un'emanazione del Brahma, che sono avvolto nelle bende della materia che creano una cortina di illusione, no? Per cui quando io mi libero dall'illusione, dalla mia distinzione del Brahma, io sono riassorbito in lui, perdo la mia personalità, perché in realtà tutto è Brahma, cioè il panteismo assolutamente è un'emanazione del Brahma. Ecco, naturalmente, ecco, queste affermazioni, questo tipo di monoteismo è assolutamente contrario al monoteismo ebraico, è un monoteismo trascendente, cioè Dio è distinto da tutta la creazione, è al di là, trascende ogni... Quello ebraico. Quello ebraico è cristiano, perché noi crediamo nella rivelazione di Dio ad Abramo, Isacco, certo, e così via. Quindi il Dio che si è rivelato è un Dio trascendente la creazione, che opera per creazione, non per emanazione. Perfetto. No. E secondo, un'altra cosa molto importante, il Dio, diciamo così, di cui parla Baba, è un Dio impersonale, è una natura cosmica che abbraccia tutte le cose, mentre il Dio biblico, il Dio vero, è personale, c'ha un nome ben preciso, è il Padre di nostro Signore Gesù Cristo, e quindi ha un volto, ha un nome, no? E che si rivela in un altro nome ben preciso della sua stessa dignità e grandezza, che è il nome del Figlio. Il Figlio contiene il Padre, ce lo rivela. Quindi si distingue fra creatore e creato. Sì, benissimo. Per quanto riguarda Sai Baba, devo dire, aggiungere che molte interpretazioni sbagliate, errate, sono state fatte su questo personaggio. Addirittura qualcuno, ritornando da Sai Baba, ha detto che questo qualcuno, questo visitatore, che lui era Dio. Ed è proprio un errore, un grande errore, un grandissimo errore di interpretazione. Cioè, si può essere vicini a Dio, sentire la verità di Dio, sentire la nostra anima identica
al potere di Dio, perché noi siamo fatti a somiglianza di Dio. Ma non bisogna dimenticare che non bisogna diventare da creati creatori. Ecco, questo è tutto. No. Anche qui bisogna interpretare, bisogna conoscere a fondo le filosofie vediche, sanscrite, indiane. Cioè dice essere Dio perché l'uomo, quando ha realizzato, ha risvegliato la propria luce, il proprio io, si sente unito a Dio ed ha le stesse facoltà spirituali di Dio, come tutti gli uomini d'altronde. D'altronde il cristianesimo lo dice, voi siete stati fatti a somiglianza di Dio, è una verità, però non di essere il Dio, il Manas, praticamente il Dio unico, no, una manifestazione di Dio simile a Dio, avvicinandosi a Dio si cresce immediatamente, come avvicinandosi a Cristo si annulla il karma. Ecco altro fatto per cui non potrebbe esistere nella religione cristiano-cattolica la reincarnazione, che avviene per la legge karmica, causa-effetto. Cioè la causa sarebbe la vita ancora imperfetta, per cui l'effetto è la reincarnazione continua verso la perfezione. Mentre nel cristianesimo la perfezione avviene abbracciando il corpo mistico di Cristo, che in questo annulla, cioè sublima la nostra personalità spirituale. Torniamo in studio, quindi abbiamo ascoltato queste testimonianze e in sostanza i cattolici negano la divinità di Papa. Io volevo ricordare proprio dall'articolo di Anita Penzotti quanto ha detto Luciana Chezzi, e cioè che un santo è un uomo che attraverso l'evoluzione e la purificazione della sua vita terrena si avvicina alla natura divina, mentre un avatar è l'opposto. Dalla sua dimensione divina scende fino alla nostra per il bene degli uomini. È quello che sia è Sai Baba per i Sai Babisti. Che cosa ne pensa Rosati? La verità è soltanto una, per cui è impensabile che un maestro illuminato lanci al mondo dei messaggi l'uno diverso dall'altro. Il messaggio di Cristo non può essere diverso dal messaggio di Sai Baba. Se leggiamo il Vangelo di Tommaso, che fa parte dei Vangeli trovati nell'Alto Egitto, abbiamo l'impressione di scavare nel sistema filosofico vedico, nel sistema filosofico indù. In altre parole, ci sembra di riascoltare il messaggio di Sai Baba. Spiace notare che anche i nostri sacerdoti ignorano questo Vangelo bellissimo, che è stato scritto dai 50 ai 70 anni prima dei nostri Vangeli ufficiali. Ora vorrei, probabilmente mi ripeto, ma mi sembra importante, per quanto riguarda la divinità di un maestro, dire questo, che nel momento in cui io riconosco nel maestro delle caratteristiche particolari che sono l'onniscienza, l'onnipotenza e l'onnipresenza, la stessa Chiesa cristiana, la cultura che io ho ricevuto, mi autorizza a riconoscere in quel personaggio una potenza divina. D'altra parte, oggi, in rapporto proprio ai documenti che sono emersi, abbiamo un quadro diverso della figura di Gesù. Gesù non è nato con i poteri divini, Gesù è diventato divino e si è fuso con la coscienza cosmica, si è unito al Padre soltanto attraverso la pratica della meditazione, perché soltanto intorno ai 33 anni egli dichiara: io e il Padre siamo uno. Ora, nel momento in cui uno si illumina, non c'è nessuna differenza tra lui e la coscienza cosmica, tra lui e Dio. Se lei prende un bicchiere d'acqua dal suo rubinetto e lo immerge nel lago di Bolsena, non riconoscerà più l'acqua che proviene dal suo rubinetto e da quella del lago. Cioè c'è una vera e propria fusione, per cui lo stesso Gesù Cristo ha raggiunto questa divinità in maniera diversa da quello che ci hanno raccontato, ma a un certo punto non possiamo quantificare la potenza di uno o l'elevazione e l'illuminazione di un altro. Diciamo semplicemente che uno ha raggiunto quel traguardo attraverso una sofferenza, una lotta, una pratica. L'altro, Sai Baba, è nato già con questi poteri, fin dall'inizio. Ciccarelli, a proposito dell'argomento reincarnazione, per esempio, c'è contraddizione fra la dottrina cattolica e la fede in Sai Baba? Io, come ho già detto nella prima trasmissione, sono andato da Sai Baba, diciamo così, da studioso, da incredulo. Ma poi il pensiero di Sai Baba che io ho appreso mi ha convinto proprio dell'argomento di cui noi stiamo discutendo adesso.
Sai Baba dice esattamente: lasciate che le varie fedi esistano, lasciatele fiorire e lasciate che la gloria di Dio canti in tutti i linguaggi ed in ogni varietà di toni. Questo sarebbe l'ideale. Rispettate le differenze fra le fedi e riconoscetele come elemento valido che non lascia estinguere la fiamma dell'unità. Tutte le religioni provengono da questi avatar, queste emanazioni di Dio che di volta in volta sono venuti per esprimere un concetto. Noi abbiamo Rama che ha introdotto il concetto della verità, poi Buddha, quello della legge morale, poi Krishna, quello della pace e dell'amore, il concetto di amore che poi è stato ancora sviluppato ed ampliato da Cristo. Ognuno con un suo contributo. Ognuno con un suo contributo. Ma mentre finora tutte queste religioni, diciamo così, sono rimaste un pochettino ognuna per conto suo, anzi, molte volte, purtroppo, in contrapposizione, Baba adesso supera questo. Le ingloba tutte ed egli dice: io non apprezzo la contrapposizione fra le fedi, perché non c'è assolutamente necessario lasciare il Dio che voi vi siete scelti quando avete visto me e quando avete sentito me. A proposito della domanda che mi è stata posta, non c'è nessuna contraddizione nel credere in Baba e nel pregare e nel recitare il Pater Nostro. Tutt'altro. L'amore di Gesù è lo stesso amore che predica Baba. Io comunque, Ciccarelli, avevo circostanziato la contraddizione nel fenomeno della reincarnazione, che i cattolici negano. Ma vedo che Rosati mi interrompe. La realtà della reincarnazione rappresenta un po' uno spauracchio per il cristiano, il quale ignora che il cristianesimo ha sostenuto la reincarnazione per 425 anni, fino al Concilio Niceno. La reincarnazione era un pilastro portante del cristianesimo primitivo, sostenuto da e predicato da San Giustino, da altri padri importanti della Chiesa, ed è soltanto dopo l'intervento di Giustiniano che è stata dichiarata questa realtà, questa legge della reincarnazione è stata dichiarata fuori legge ed è stata così costretta a entrare nei sotterranei della vita per emergere poi alla fine dell'Ottocento grazie al risveglio della quella famosa sensitiva russa, la Blavatsky, che ha fondato la Chiesa Teosofica e che poi ripropone un po' la filosofia orientale. Ecco, i cristiani dovrebbero sapere che per quattro secoli noi abbiamo creduto nella reincarnazione e che soltanto l'intervento di un uomo è riuscito a rendere questa realtà sotterranea. Grazie. Io vorrei dire comunque che la nostra possibilità per realizzarci è qui ed ora. Ecco, stavo per farti questa domanda, Francesco Polenghi. È molto interessante capire questa legge della reincarnazione, ci può aiutare, ma la cosa più importante è che io ora capisca chi sono io, cosa faccio qui, dove vado e perché sono qua. Certo. E mi possa realizzare, possa dare un obiettivo, uno scopo alla mia vita. La reincarnazione mi può aiutare, ma non è neanche così tanto importante, posso anche non farci caso. Importante è la sostanza delle cose. Certamente. A proposito di questa distinzione fra una religione immanente e una religione più trascendente, fra questa distinzione che i cattolici fanno creatore e creato e una distinzione che invece viene minimizzata, secondo me, nel messaggio di Baba, io sono certo che tu possa dire una cosa interessante. La religione Sai Baba, l'unicità del messaggio di Sai Baba è monismo, cioè Advaita Vedanta. Dio divide se stesso da se stesso e mette se stesso in questa creazione. Pertanto esiste una cosa sola, il puro spirito, la pura coscienza è Dio, perché Gesù stesso dice il Padre mio è Dio, siamo uno. Esiste solo il puro spirito e esiste anche un campo energetico che diventa materia solidificata, il quale ha vita. Cioè, io mi chiamo Francesco Polenghi, ma a che cosa mi riferisco quando dico Francesco Polenghi? A questa pura essenza che ho dentro, che mi permette questa vita. Il fatto della vita, il fatto di capire, il fatto della pura coscienza è dovuto a Dio ed esiste solo questo, se no non potremmo percepire niente.
Perciò esiste solo Dio, è unico ed è dentro noi tutti come scintilla. Quindi non dovrebbe esserci difficoltà nell'accettare Baba? No, nessuna. Anzi, io siamo tutti diventati cattolici migliori, amiamo di più Cristo e lo capiamo di più. Perfetto. E allora, a proposito del concetto che i cattolici hanno di Sai Baba, io chiedo alla regia che il filmato continui. Ho parlato pure con alcune di queste persone che si sono entusiasmate di Sai Baba. Prima di incontrare Sai Baba vivevano in un materialismo pratico, in un ateismo, per cui erano assolutamente vuoti di spiritualità e di qualsiasi tipo, e hanno trovato un risveglio spirituale, mistico, in questa forma di spiritualità che si rifà a Sai Baba. E naturalmente sono rimasti accalappiati, perché quest'uomo ha un potere di suggestione, emana un magnetismo con cui, diciamo così, confonde le menti, attanaglia le volontà, le lega a sé, per cui queste persone si sentono legate alla personalità di quest'uomo, ne condividono evidentemente l'idea e la spiritualità, quasi per simpatia. Poiché non hanno una scarsa cultura teologica, non hanno una profonda esperienza spirituale di Cristo e dell'unione con Cristo, mistica con Cristo, che si ha nella Chiesa, perché Cristo è vivo e quindi noi stiamo in contatto vivo con Lui, non abbiamo bisogno di stare in contatto con altri santoni per arrivare a Dio, basta, ecco. E allora, ecco, si spiega questo risveglio di spiritualità. Tenga presente che, non so, che pure Pitigrilli, che era un materialista, ritornò al cristianesimo il primo, perché attraverso i due spiriti, che sono tutte cose che sono, non ci ha fatto nessuna spiritualità negli studi spiritici, però almeno negli studi spiritici cominciò a capire che può esistere qualche realtà di tipo non materiale, cominciò a capire questo mondo. Questo è il primo fatto. Secondo grave fatto è che contraddice l'appartenenza al credo cristiano, al credo cattolico, uno che vuole seguire Sai Baba, e che là, io da quello che ho letto, cioè, sia veramente l'adorazione di un uomo. Poi idolatria vera e propria, io lo chiamo omolatria, se mi spieghi, cioè l'adorazione, il culto di un uomo come Dio. Insomma, ora noi come uomo Dio, ecco, ci è stato rivelato da Dio che sono il figlio, che è la via, io sono la via, nessuno va al padre se non per mezzo di me, se mi spieghi. Sai Baba sta nelle categorie dei falsi messia che Cristo aveva preannunziato. Verranno falsi messia, anticristi, i quali inganneranno molti, faranno segni e prodigi e molti si lasceranno ingannare. Cioè tutte le caratteristiche proprio del falso messia, e il falso messia tende a detronizzare il vero messia. Per cui quell'apparente rispetto verso Cristo, che nell'induismo si professa, come si professa per tutti questi grandi maestri di spiritualità che sono, ecco, in realtà è quel rispetto verso le altre religioni tipiche dell'induismo, ma non conosce assolutamente, non rispetta assolutamente il nome di Cristo così come ci è stato rivelato. Io posso benissimo essere un tipo, un individuo cristiano, praticante o meno, soprattutto cristiano cattolico, e praticare lo yoga, che mi avvicina, che mi aiuta a risvegliare i miei poteri interiori, perciò capire meglio il mondo spirituale, acquistare la serenità, vincere i miei difetti. Non c'è nulla di straordinario, nulla di male in questo, no? Come la buona cultura, non la cultura di oggi che poi porta la droga e porta dove sta portando. Ecco. Non vedo perché, solo quando mi si dice che si ama Sai Baba, perché Sai Baba è un Dio, al di fuori di lui praticamente non c'è niente, perché se è un Dio, si ama Dio, basta, no? Lo si ama, dimenticando che qui abbiamo un Cristo che non è venuto per caso, che ha le sue ragioni di essere, non si può fare agonismo e antagonismo come fanno molti, con le religioni e con i santi, assolutamente. È questione di amore, è questione di evoluzione, è questione di conoscenza, di maturità interiore. Perciò se un individuo, amando Dio, amando il Cristo, sente trasporto per questa creatura orientale, che vede in questa creatura della bontà, dell'amore, degli insegnamenti buoni, perché no? Non c'è nulla di male, per me, secondo me. Una cosa è il miracolismo. Qualcuno ha scritto anche che Cristo, indipendentemente dall'avere acquisito questa paranormalità in India o in Medio Oriente, in fondo abbia compiuto gli stessi prodigi che oggi compie Baba.
insomma, bisogna... È sostenibile. Assolutamente, insomma. Intanto vorrei fare una certa distinzione fra questo discorso sui diversi poteri che oggi è talmente così, se ne parla tanto, no? Ecco, io distinguerei, ci sono i poteri tipo psichico, no? Che si dividono in diverse categorie, ci sono i poteri dell'inconscio, no? Il nostro inconscio ha dei poteri, ci sono i poteri della nostra coscienza, lo stato di veglia, no? Poi ci sono i poteri paranormali, quelli che studia la parapsicologia, se sono autentici poteri, in alcuni casi si può pure ammettere di questi autentici poteri paranormali. Poi ci sta tutta un'altra categoria che sono i poteri magici, i poteri che vengono un po' dalla magia. Poi ci sono i poteri spirituali, soprannaturali, strettamente divini, che non sono assolutamente imitabili, se non, diciamo così, in apparenza, possono apparire, ecco, dai poteri psichici o dai poteri magici. Ora, tutta la vita di Cristo, non solo la vita di Cristo, ma tutta la vita degli apostoli, perché in nome di Cristo hanno compiuto le stesse opere di Cristo gli apostoli, no? Ecco, tutta la vita di Cristo è tutta dominata dall'inizio, basta pensare alla nascita, no? La nascita vergine per potenza di Spirito Santo, quindi è nato in un modo assolutamente soprannaturale, in cui nessun potere psichico, nessun potere magico può avere niente a che fare. Non so, tutta la vita della manifestazione pubblica del Cristo è un continuo dominio del Cristo con una sola parola, quindi non con materializzazioni di materia precedente, con una sola parola a dominio su tutti gli esseri, sulla tempesta, sui morti, sulle malattie, sui demoni, sugli spiriti. Ecco, Cristo ed è un meraviglioso continuo, aggetto continuo, fino a concludersi col meraviglioso della sua risurrezione, quindi è una realtà assolutamente inimitabile. Ora, mentre tutti i fenomeni di Sai Baba si spiegano benissimo con una enorme carica di psichismo magnetico che quest'uomo ha e che opera anche sulla materia, che attualmente, ecco, ci stanno studiando appunto queste trasformazioni anche, diciamo così, di cose materiali che avvengono nell'ambito della materia. Venga presente che quando il diavolo tentò Cristo, gli disse, prima tentazione, disse: perché non trasformi queste pietre in pane? No? Un'operazione di alta magia, no? Mi ricordo un poco la ricerca della pietra filosofale per trasformare in oro tutti i metalli vili, no? Ecco, la pietra è vile, non serve a niente, il pane serve per campare. Questa è proprio la ricerca dei magi. I maghi osservano proprio di quello che non vale, lo vogliono trasformare in qualcosa di prezioso. Ora, proprio quello che fa Sai Baba che fa? Piglia questa polvere e la trasforma in rubini, smeraldi, cose preziose. Ecco, là dove il Cristo ci insegna la povertà, dove il Cristo è vissuto poveramente e ci ha continuamente messo in guardia dalla cupidigia delle ricchezze, dalla cupidigia dei beni materiali, qua appare proprio un potere della magia di procurarci benessere, di farci star bene, di ricchezze e così via, no? Quando si va dai maghi, ordinariamente cosa si cerca? No? Si cerca sempre ricchezza, successo, stare bene nell'amore, l'oroscopo che tutto vada bene e così via, tutto a livello terreno, tutto a livello materiale. Quindi è un abbassare la potenza psichica, la potenza spirituale dell'uomo a soddisfacimento dei bisogni materiali dell'uomo, cosa che Cristo ha sempre rifiutato di fare. Queste persone che entrano nell'orbita di queste personalità magnetiche si sentono, diciamo così, legate a quest'uomo, non ne possono fare a meno, diventa una specie di talismano, no? Che io porto per sentirmi sicuro e da cui sono sicuro di superare tutte le contraddizioni. Una forma anche di plagio? Una forma di plagio, senz'altro. È un personaggio mistico, come ne sono già esistiti tanti in India, è un ispirato, è una persona che vive secondo certi principi religiosi, più o meno come visse Gandhi, come visse Yogananda, Vivekananda, Aurobindo e tanti altri personaggi indiani che vissero una vita mistica, dotati di poteri extrapsichici o siddhi, come dicono gli indiani, paranormali. Poiché ci sono discipline che ognuno può fare, praticare,
discipline zen, discipline yoga, discipline di carattere ascetico, mistico, che portano al risveglio di queste qualità che tutti possediamo. Ma non sono le qualità che a noi interessano. A noi non interessa che un uomo riesca a muovere una poltrona a distanza, che un altro riesca a dominare le cellule di una pianta o di una gamba. Questo è possibile, è un fatto naturale. A noi interessa invece questo uomo che usa e fa di questi poteri e la provenienza, cioè i principi spirituali che lui porta al mondo, i principi di giustizia, di amore, di verità, le rivelazioni, la strada, cioè il maestro interessa. Poi se questo maestro ha dei poteri paranormali o no è secondario. Io gli invito a stare, a vigilare e a pregare per non cadere in tentazione, perché sono sotto la tentazione di un falso messia che li allontana dalla purezza della loro adesione a Cristo, Signore unico della loro vita. Ecco, si trovano nella stessa situazione un poco come, non so, gli ebrei quando si convertirono al cristianesimo, no? Venivano dalla religione ebraica, no? E cominciavano ad aderire a Cristo, però dicevano no, dobbiamo osservare anche la religione ebraica, i riti della circoncisione, cioè facevano fatica a lasciare la religione ebraica, la vecchia cultura, per immergersi soltanto nella rivelazione del Cristo. E così... Torniamo in studio, in sostanza su Sai Baba, questi due teologi, se così possiamo chiamarli, hanno assunto due posizioni abbastanza lontane in un certo senso. Mi sembra che il professor San Maciccia abbia delineato una personalità in positivo di Sai Baba e ne abbia soltanto negato la divinità. Mi sembra invece che Carlo Colonna, il padre gesuita, abbia parlato di falsi profeti e forse di trame diaboliche. Ho visto che avete preso numerosi appunti e quindi gli spunti per parlare di questo filmato sono molti. Rosati. Lo scopo di Sai Baba è quello di risvegliare la spiritualità nell'uomo, di risvegliare la sua divinità, la divinità che è in noi. Il sacerdote che ha parlato non solo non conosce tutta la documentazione relativa al Cristo, ma non ha mai contattato Sai Baba, non lo ha mai sentito, non ha mai avvertito l'amore e la verità che emana da lui. In conclusione, il sacerdote sostiene la realtà di un Cristo che non ha mai conosciuto, di cui ha sentito soltanto parlare, e rifiuta il contatto diretto con Sai Baba. Per ignoranza, per paura, per carenza spirituale, questo non lo sappiamo. Il sacerdote si basa sulla resurrezione del Cristo, cioè sulla rianimazione del cadavere, una rianimazione che non è mai avvenuta. Nel 1960 Giovanni XXIII inviava a tutti i vescovi un proclama in cui diceva questo: se per caso risultasse che Gesù non è morto in croce, si ritrovasse la sua tomba, questo non cambierà il messaggio che egli ha lanciato al mondo. E su questo siamo d'accordo, però Giovanni XXIII faceva già notare come la Chiesa tirava i remi in barca perché la verità stava affiorando. Bruno Ciccarelli. Ma io che cosa posso aggiungere a quello che ha detto il dottor? Ho visto che tua impressione era assolutamente negativa. No, negativa perché le affermazioni di principio che danno per scontato una verità rivelata, va bene, e in base alla quale poi dopo si emettono giudizi, è vero, che non trovano nessun riscontro, è vero, nella realtà, contrasta con quello che invece è la realtà di Baba. Tutto quello che è stato detto di Gesù, attenzione, a parte il pensiero, a parte ciò che ha insegnato Gesù, quella è l'essenza di Gesù, che non ha niente a che vedere con tutto quanto il resto. Orbene, tutto quello che ha fatto Baba, fin dalla sua tenera età, in ogni momento, in ogni passo, in ogni istante, è stato controllato, studiato, sperimentato da persone di tutte le estrazioni sociali, di tutte le culture, di tutte le fedi. Ora, mentre noi qui posso dire a un certo momento che queste persone hanno esaminato, hanno visto, hanno controllato, di tutto il resto io posso dire semplicemente quello ha riferito, quell'altro ha riferito, quell'altro ha riferito. Mi sembra anche interessante, Bruno, quanto dice il professor San Maciccia, il paranormale è secondario, certo. È l'uso di questi poteri che è interessante. Certo.
riconoscendo quindi in Baba tutta la positività che gli riconosce anche. Certo, è l'uso che ne fa Baba. È quello del Cristo. È quello del Cristo. Cristo a suo tempo, noi sappiamo che lui parlava per parabole, no? Perché parlava per parabole? Si può dire che il 100% della popolazione, delle persone a cui lui si rivolgeva, erano persone analfabete, non avevano cultura, erano dei contadini, abituati semplicemente, le uniche cose che conoscevano era quello che la natura gli dava, come cresceva la vite, è vero, che cosa faceva l'agnello, i fatti meteorologici ed altro. E allora Gesù, per poter far capire, allora portava l'esempio della vite, portava l'esempio il buon pastore, dell'agnello, eccetera, e allora veniva compreso. Ma questo era semplicemente un mezzo. Prego. Gli stessi miracoli, sia sul piano fisico che biologico, servivano soltanto per attirare l'attenzione dell'individuo, come fa Sai Baba, per propinargli poi un messaggio fondamentale che è poi lo scopo in definitiva della sua discesa, della sua venuta. Chiedo scusa, nella Torah, io adesso ricordo, voi sapete che è il testo sacro degli ebrei, è raccontato un episodio. Riguardo una disputa che c'era fra i savi che dovevano inserire nella Torah un certo elemento di fede, era necessaria l'unanimità. Però la maggioranza era d'accordo e c'era uno solo che non lo era. A un certo momento la maggioranza disse, bene, per poterlo convincere, dice, se quel muro si muoverà, vuol dire che noi avremo ragione. E il muro si mosse, però l'altro continuò a controargomentare e a restare fermo nella sua idea. Allora durante la notte il Signore gli comparve e gli disse, tu oggi mi hai rinnegato. E lui rispose, no Signore, io non ti ho rinnegato. Dice, ma tu non hai creduto al muro che si è mosso? Dice, no Signore, io servendomi della ragione che tu mi hai dato, io ti onoro, non ti rinnego. Il muro si è mosso è un episodio, non è un argomento. Benissimo. Falsi profeti, si può parlare di falso profeta a proposito di Sai Baba? È un argomento sbagliato, perché se noi usiamo le parole di Gesù, Gesù dice giudichiamo l'albero dai frutti. I frutti di Sai Baba cosa sono? Trasformazione di milioni di persone verso il bene, opere scolastiche, opere sociali, opere umanitarie. Poi direi che non è una cosa importante, perché quando viene chiesto a Gesù, e questo è citato nel Vangelo di San Marco, quali sono le due cose più importanti, Gesù risponde, dei 10 comandamenti le cose più importanti sono due. Primo, Dio è uno, e secondo, ama il prossimo tu come te stesso. Perciò le cose importanti sono queste. Falsi profeti, senz'altro, Sai Baba non è un falso profeta. D'accordo. Noi abbiamo detto all'inizio che due erano i possibili motivi, i possibili confronti fra il personaggio di Sai Baba e il personaggio di Cristo. La divinità riconosciuta da voi in entrambi i personaggi e l'aspetto paranormale, sul quale mi sembra che il libro di Rosati sia stato abbastanza esplicativo a proposito di Cristo. Ma io adesso vorrei occuparmi proprio di questo fatto, della miracolistica, del prodigioso, non soltanto in Cristo ma anche in Sai Baba. Avete già accennato a questo fatto. I prodigi servono a... A che cosa servono i prodigi? A suggerire la divinità? A suggerire il rispetto verso il personaggio o servono a conquistare in qualche modo l'ascolto? Dobbiamo innanzitutto distinguere i prodigi dai miracoli. Il miracolo è un intervento diretto di Dio. Respingiamo immediatamente la dichiarazione di Sant'Agostino che dice il miracolo è l'evento straordinario che va contro le leggi di natura. Questo non è possibile. Il miracolo è un evento straordinario che trascende le leggi che governano il mondo fisico che conosciamo, ma nello stesso tempo sfruttano delle leggi che governano un mondo invisibile che ignoriamo. Ora, i miracoli prodotti da Dio o da chi si dichiara incarnazione di Dio avvengono su due piani, sul piano fisico e sul piano biologico. Piano fisico vuol dire materializzazione, moltiplicazione del cibo, trasformazione dell'acqua in vino. Ecco, queste trasformazioni fisiche sono inoppugnabili perché non abbiamo dei concetti scientifici per capire come questo avvenga. Va al di là delle nostre conoscenze, delle nostre nozioni. Vediamo, possiamo semplicemente osservare che avviene un qualche cosa, l'energia che si trasforma in materia.
Questo è un vero e proprio miracolo, nel senso che, ripeto, va al di là di tutta la nostra nostro patrimonio scientifico. Sul piano biologico, invece, parliamo di guarigioni miracolose. Per il cristiano oggi, miracolo significa guarigione da una malattia incurabile. D'altra parte, lo stesso Vangelo, a parte tre o quattro episodi di miracoli fisici, si riferiscono soltanto alle guarigioni, il paralitico, il cieco, eccetera, eccetera. In realtà, mentre non troviamo spiegazioni al miracolo fisico, cioè alla materializzazione, alla dematerializzazione o alla trasformazione di un oggetto, possiamo trovare una spiegazione nella guarigione cosiddetta miracolosa. Oggi la stessa medicina comincia a intravedere quello che la medicina tibetana conosceva già 3.000 anni fa, e cioè il nostro organismo è invulnerabile, non può essere attaccato dagli agenti esterni finché la nostra psiche è in equilibrio, è in armonia col corpo. Nel momento in cui perdiamo questo equilibrio, attraverso uno stress di qualunque genere, ecco che cadono le difese organiche e vengono aperti i cancelli ai virus, ai batteri, alle tossine. Nella nostra psiche c'è la capacità di guarire come di ammalare. Lo stesso Sai Baba, che compie queste guarigioni tutti i giorni, dice: il vero autore della guarigione sei tu, è la tua psiche. Quindi Sai Baba in quel momento funziona da catalizzatore. Abbiamo già... Ti faccio, scusami Rosati, una domanda. Siccome questo concetto di produzione di endorfine, mi pare, tu lo hai già espresso in una precedente trasmissione e lo abbiamo senz'altro accettato, volevo, a proposito delle guarigioni operate da Sai Baba, si parlava di assumere su di sé la malattia. Sì, Sai Baba direi che opera le guarigioni in diversi modi. Una di queste è quella di assumere il proprio karma, cioè il risultato dei comportamenti di vite precedenti che hanno determinato il nostro presente, quindi le nostre gioie, le nostre sofferenze, le nostre malattie. Sai Baba in quel momento deve entrare in comunicazione, in conflitto con queste vibrazioni che noi stessi abbiamo creato, cioè i nostri pensieri e le nostre azioni vanno a determinare un'alterazione, una modificazione dell'energia dell'ambiente che rimane in eterno. Per cui questo deve essere compensato in qualche modo, modificato in qualche modo. Avrei da farti anche altre domande, per esempio a proposito della malattia, mi pare, karmatica, cioè alcune malattie, se derivano da vite precedenti, mi sembra di aver capito, non sono curabili. No, non esatto. Si possono curare. È chiaro che tu devi scontare una certa pena, devi riscattare questo evento negativo di una vita precedente, per cui dovrai seguire un certo passaggio obbligato. È chiaro che Sai Baba potrà impedire alla malattia di portarti a morte, ma ti dovrà egualmente dare una lezione perché tu possa capire effettivamente qual è il comportamento che devi seguire. Ecco, su questo argomento io penso che tu possa dire molte altre cose a seguire il filmato che vedremo fra poco. Bruno Ciccarelli, sei stato da Sai Baba, nella trasmissione precedente Calandrucci ci parlava addirittura di una cosa prodigiosa, possiamo dirlo, l'interruzione di una pioggia al passaggio di Sai Baba. Hai assistito direttamente o indirettamente ad alcune guarigioni. Che cos'è per te il miracolo? Ma io sono perfettamente d'accordo con Rosati su quello che è la definizione di miracolo. Alla stessa maniera di quello che noi diciamo oggi, che chiamiamo paranormale, no? Potremmo metterci qui a discutere e cominciare a definire che cos'è il normale. No, ma io ti chiedevo intenzionalmente che cos'è il paranormale ai fini di avvicinare un certo tipo di ascolto alla divinità. Ma a che cosa serve il miracolo? Ecco, il miracolo è il mezzo più semplice. Un po' ci parlavi della parabola. È il mezzo più semplice. Quella che era la parabola di Gesù, allora oggi è il miracolo. Baba dice: io do ai miei devoti, a quelli che vengono qua, ciò che loro mi chiedono, cioè loro vogliono sapere, vogliono conoscere. Ora è chiaro che non si può parlare sempre in termini metafisici a tutti, in termini teologici. Allora è necessario dare una manifestazione semplice, un contatto pronto, immediato, di quello che è e che del messaggio che lui porta. Le domande sono tante, e non bisogna confondere il messaggio divino da quella che è la manifestazione in quel momento, certo, per farsi conoscere. Chiedo scusa Rosati, ti anticipo. Padre Colonna, nel corso della mia intervista,
a proposito della materializzazione di oggetti d'oro, osservava che è decisamente in contrasto col messaggio cristiano. Invece io so che tu sai spiegare la materializzazione. Sai, Babi innanzitutto vive in povertà perché non vuole niente, rifiuta qualsiasi pacco in arrivo, non vuole doni in maniera più assoluta, lui stesso dichiara io non ho bisogno di niente, pensate voi. Però queste materializzazioni hanno un significato ben preciso, innanzitutto un significato psicologico per chi riceve l'oggetto. È chiaro che ad un soggetto venale non materializzerà mai una collana di diamanti, materializzerà un anello di latta, cioè a ciascuno il suo. Ma questi oggetti hanno un significato ben preciso che lui spiega e che riporto poi anche nel filmato. Lui dice che questi oggetti servono unicamente per mantenere un ponte mentale tra il devoto e me. Quando il devoto ha bisogno, è in allarme, lancia il suo grido e io intervengo immediatamente per aiutare. Grazie, Francesco. Io direi che Sai Baba è soprattutto interessato alla trasformazione dell'individuo verso la verità, la giustizia e l'amore, no? Cioè l'aspetto maestro, come diceva Samma Ciccia, no? Questa è la cosa massima, certo, di Sai Baba. Allora, in maniera molto semplice, se Baba dice io sono Dio ma sei Dio anche te, chi sei tu, cosa fai qui, perché sei qui e dove vai, te lo dimostro che tutto questo è vero facendolo un miracolo, ti levo tutti i dubbi. Allora quello che ti dico io e quello che tu senti nel cuore è vero, segui questa via e ti dà una sicurezza estrema facendo una creazione, un miracolo o altre cose. È molto semplice perché lo fa e lo scopo è solamente quello. Ed infatti lo scopo di Baba è la indurre il devoto, l'uomo in genere, all'autorealizzazione, nel senso che se uno non riesce a trovare il Dio dentro di sé, dice tu non riuscirai mai a trovarlo fuori. Benissimo, non ci resta che mandare in onda il filmato da cui apparirà questo aspetto del maestro indiano. Ogni giorno Sai Baba appare ai devoti che siedono in assoluto silenzio davanti al tempio, il Mandir. Il clima è quello della Palestina di 2000 anni fa, quando un uomo chiamato Gesù appariva ai discepoli proponendo i suoi miracoli. Dal Mandir Sai Baba esce 2 volte al giorno per raccogliere suppliche, per diffondere una strana, misteriosa energia fatta di dolcezza ed amore che inevitabilmente avviluppa ogni devoto presente. Di fronte a migliaia di persone, egli compie la sua più frequente materializzazione per consolare gli afflitti o guarire un malato organico. Dalle sue dita sgorga la vibhuti, la cenere sacra. Sai Baba ruota la mano destra e lì, accanto al secondo, al terzo e al quarto dito, compare dal nulla la cenere miracolosa. La cenere, analizzata, risulta essere solo e soltanto cenere, ma le sue proprietà nascoste sono molteplici. Agisce come anestetico, cicatrizzante, ansiolitico e in molti casi è il farmaco miracoloso che porta a guarigione. Durante le sue apparizioni quotidiane, Sai Baba non delude i curiosi. Voi, dice, avete una mentalità scientifica, volete verificare, bene, venite, guardate, osservate e immergetevi in questo mistero che nessuno scienziato e nessuno strumento potrà mai spiegare. Gli oggetti si materializzano nell'aria in maniera inoppugnabile e sconvolgente. Rosari indù di 108 brillanti
galleggiano nell'aria dopo essere scaturiti dal suo palmo aperto. Gli anelli sono caldi come appena forgiati da un invisibile orefice. Qualche volta trasforma l'oggetto che già possiedi e in ogni materializzazione o trasformazione c'è a monte un significato psicologico profondo che devi sapere cogliere e che si adatta perfettamente a te e soltanto a te. La cenere alla quale Sai Baba attribuisce un significato particolare rappresenta il simbolo della materia primordiale, l'alfa e l'omega, il principio ed anche il prodotto finale dei nostri desideri. La nostra vita è illusoria e il prodotto finale non può essere che cenere. Ciò che dobbiamo fare è risvegliare questa scintilla divina che alberga in ognuno di noi. Tu, dice il Maestro, sei Dio. Ciascuno di voi è Dio. L'unica differenza tra me e voi è che io so di esserlo e voi non lo sapete. Tu sei cristiano. Continua ad onorare il tuo Dio. Lasciate che esista ogni religione. Lasciate che esse fioriscano e che le glorie di Dio siano cantate in tutte le lingue in una varietà infinita di toni. Rispettate le differenze tra le religioni. Riconoscete la loro validità fino a che tengono accesa la fiamma dell'unità. Per risvegliare la divinità che è in voi, dovete iniziare il giorno con amore, trascorrere il giorno con amore, terminarlo con amore, al di là dell'invidia, della maldicenza, della cupidigia, della falsità. Questa è la via più sicura e veloce per raggiungere Dio. La vita è amore, gioiscine. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un sogno, realizzalo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è una canzone, cantala. Il direttore d'orchestra è Dio, seguite i suoi segnali e suonerete la più bella sinfonia che i cieli e la terra abbiano mai ascoltato. Per arrivare a questo, fa che i tuoi legami terreni finiscano come questa cenere. Da un vaso vuoto, Sai Baba materializza tanta cenere quanto potrà venirne raccolta successivamente da 20 vasi. Così, come dal vuoto vaso illusorio dell'esistenza scaturiscono desideri e sentimenti senza significato. Quando qualcuno sospetta che all'interno del vaso vuoto vi sia in realtà una quantità di cenere pressata, Sai Baba trasforma la cenere in monete d'oro e d'argento in quantità tale da andare a ricoprire completamente la statua sottostante. Così i nostri sentimenti più infimi possono essere trasformati con l'aiuto del Signore in preziose gemme che trascenderanno la materia per farci compiere l'ultimo balzo verso l'eternità. Sai Baba non accusa nessuno, egli è amore. Se non puoi fare buone azioni, dice il maestro, cerca almeno di non farne delle cattive. Invece di cercare l'errore negli altri, cerca i tuoi e correggili. Occupati solo di buone azioni, di buone compagnie e di buoni pensieri. Sii buono, onesto e amabile. Rifuggi da cattive compagnie che ti porteranno nella melma del mondo. Cerca sempre il bene dell'umanità. Ama e sarai amato. E non affaticarti a cercare Dio. Egli è qui. Sai Baba è un avatar. Avatar significa discesa, incarnazione di Dio.
Quando nel deserto della vita i valori sono rinsecchiti, Dio si incarna assumendo una veste umana per portare la sua pioggia vitale sui fiori più appassiti. Poche gocce d'amore possono risanare gli animi più piagati. Al tocco del maestro, ogni fiore si dischiude a nuova vita. Il deserto si trasforma. Le gocce di pioggia diventano ruscelli, torrenti, un fiume infrenabile di amore. Gli antichi testi sacri avevano previsto il villaggio in cui si sarebbe incarnato Dio, la famiglia presso la quale si sarebbe incarnato, le varie fasi dell'evoluzione dell'avatar e la sua morte a 96 anni. La mia discesa nell'epoca del Kali Yuga, dice il Dio Vishnu nel Mahabharata, in questa era del ferro sarà inevitabile. La corruzione avrà radici profonde, la violenza esploderà in varie parti del mondo, l'uomo avrà perduto di vista lo scopo per il quale è nato. In quel momento io sarò lì con voi. Accanto alle profezie dei maestri himalayani e dell'Apocalisse di Giovanni, vi è quella fotografica di Maometto. Maometto 1600 anni fa si propose al mondo come profeta, inviato del Signore, e nell'Oceano della Luce, al volume 13, dice: «Colui che mi ha mandato verrà dopo di me. Lo riconoscerete perché la sua chioma sarà come una corona. Non porterà la barba, il suo viso sarà sempre ben rasato e avrà un neo sulla guancia. Il suo corpo sarà minuto come quello di un adolescente. Indosserà due abiti color fiamma. Il maestro materializzerà piccoli oggetti per i devoti e chi lo vedrà verrà coinvolto da questa gigantesca onda d'amore e di sapienza». Torniamo in studio dopo questo interessante filmato. Esprimo subito un mio giudizio. Si può discutere forse sulla divinità, ma non certo sulla cristianità del messaggio, almeno dal mio punto di vista. Le implicazioni, i suggerimenti, le possibili domande da parte mia sono tante. Per esempio, stavo per chiedere a Rosati la differenza fra, se c'è differenza fra guarigione di malattie isteriche ed organiche. Stavo per chiedergli appunto di un accenno che ha fatto ad una guarigione miracolosa di una sclerosi a placche o di una leucemia. Stavo per affrontare il discorso di un suggestivo personaggio del mondo cattolico, Aldo Bergamaschi, un frate predicatore, professore universitario, il quale ha detto recentemente: l'unico grande miracolo di Cristo è la sua resurrezione, gli altri miracoli sono invenzioni degli evangelisti. È stato severamente redarguito dal Vaticano. Stavo per chiederti anche di quel cardinale negro, Mandingo, eccetera. Le domande sono tante. Milingo. E lascio a voi, siamo addirittura d'arrivo, soltanto l'ultimo passaggio, a proposito del quale potrete fare l'uso che vorrete, sottolineando l'aspetto che secondo voi deve essere in questo momento sottolineato. Rosati. Io concludo dicendo che Dio lo si può effettivamente ritrovare in ogni cosa che ci circonda. Forse non è necessario andare a questa parte e contattare Sai Baba, così come non è necessario andare a cercare il Maestro, sempre che in noi ci sia il messaggio cristiano, un messaggio d'amore e di verità, e soprattutto se riusciamo a concretizzare, a mettere in pratica questo messaggio. Nel momento in cui però abbiamo delle incertezze, abbiamo la possibilità di trovare la scorciatoia proprio depositando tutti i nostri dubbi, le nostre incertezze, i nostri problemi, le nostre sofferenze ai piedi del Maestro del Mondo. Grazie. Ciccarelli. Io vorrei concludere. Scusa, anticipo una cosa che avrei dovuto dire: verrò con te in India,
Verrò da scettico, partirò da scettico. Grazie. Io ti anticipo subito che ci andrò ad ottobre, probabilmente mi resterò lì 6 mesi, oppure andrò, poi ritornerò al 1° gennaio, se il bene accetta, sempre. Ora io vorrei concludere con qualche pensiero, qualche riflessione. Dice Gesù Maestro: non tutti coloro che mi chiamano Signore, Signore, entreranno nel Regno dei Cieli. Il che significa che bisogna prima apprendere. E per apprendere bisogna studiare, bisogna ricercare, sapere qual è la volontà del Padre. E non acquiescere ed essere solo praticanti zelanti, ma ignoranti, o peggio ancora, fanatici. Tutte le religioni si rifanno ad un essere, ad un intelletto infinito. San Paolo Gnostico dice: in ipso, cum ipso, per ipsum sunt omnia. Tutte le cose sono in Dio, con Dio e per mezzo di Dio. Io e il Padre mio siamo uno, dice Gesù, riferisce Giovanni nel 4° Vangelo. Cioè Dio è dentro ognuno di noi, anche se a pochi è dato di trovarlo. E che pertanto tutte le cose sono in noi, con noi e per nostro mezzo. Dice Giordano Bruno: in ipso sunt omnia. La visione dell'Eterno comprende tutto. Oggi Sai Baba dice: non è possibile realizzare Dio solo con pratiche spirituali, rituali sacri, contemplazione e buone azioni. Se siete soddisfatti solo di ascoltare, ciò è pura perdita di tempo. Ascoltare, meditare e mettere in pratica ciò che si è appreso sono le 3 tappe della giornata spirituale, cioè da fare ogni giorno, sempre. La famiglia di Dio, dice Sai Baba, è tutta la famiglia umana, senza discriminazione di razza, di classe, di confessioni religiose, di collocazione nel tempo e nello spazio. Ti ringrazio. Polenghi. Vorrei chiudere dicendo che la cosa più importante è che Sai Baba è un'esperienza spirituale cosciente, che significa trasformazione, significa capire chi siamo noi, da dove veniamo, dove andiamo, cosa facciamo qui. E il messaggio più importante è il messaggio del Maestro: amore, verità e giustizia. Ringrazio i miei ospiti, ringrazio i telespettatori di Video Cesare. Un solo rammarico: avremmo potuto dire molte cose ancora, le diremo eventualmente nel proseguo di questo ciclo. Ringrazio padre Carlo Colonna, il professor Bruno Sannacic e con i miei ospiti Rosati, Ciccarelli e Polenghi. Probabilmente ci rivedremo la prossima settimana al convegno di parapsicologia di Camerino. Buonasera.